Allora, qui oggi siamo con questi ragazzi che hanno costituito una cooperativa. Javad, ci vuoi raccontare com'è nata questa cooperativa? Sì, allora la cooperativa I Colori della Terra è nata il 21 gennaio 2013 tramite l'associazione Primo Marzo e Senza la voce. un gruppo di migranti e anche molisani per creare posti di lavoro e allo scopo della solidarietà, l'integrazione e una cosa culturale anche. Certo, e quanti ragazzi lavorano qui? Soci Per adesso stiamo in quattro ragazzi che sono della cooperativa. soci lavoratori e ci stanno anche soci volontari, soci donatori e altre persone che hanno dato la mano per queste iniziative. In tutto quanti ne siete? Sì, parliamo in tutto, sociolavoratori, sociovolontari, tecnici, tutto, parliamo di 8-7 persone. Ok. E per ora gestite questo appezzamento, no? Sì. E qui fate le fragole. Sì, e anche grazie all'agronomo Michele Tanno che ha dato la disponibilità e lui è veramente una persona che ha seguito l'operazione dall'inizio fino ad adesso, capito? Vogliamo chiedere all'agronomo Sono che qualcosa di tipo di tecnico. esatto, sì, che tipo di coltivazione. Beh, qui conduciamo un esperimento di coltivazione di fragole rifiorenti. Rifiorente vuol dire che è fuori stagione. Ecco, infatti le fragole si otterranno, si dovevano ottenere per la verità, perché abbiamo avuto una grandine il 6 di giugno che ci ha distrutto tutto, adesso bisogna ricominciare, quindi abbiamo un ritardo come minimo di 15-20 giorni. E rifiorenti, dicevo, sono il tipo di fragole che fioriscono appunto nel periodo estivo, un arco di tempo molto lungo, quindi c'è una produzione distribuita su tutta l'estate, all'inizio dell'autunno, e questo permette di avere un raccolto lungo e continuo per tutta l'estate. E poi di averle in un periodo, come dicevo prima, fuori stagione, cioè che le fragole vengono soprattutto nel nostro clima interno fresco, in periodo estivo, senza sconvolgere niente la natura, perché coltiviamo secondo il metodo biologico e quindi nel rispetto del massimo la sanità sia per i produttori sia soprattutto per i consumatori. Soltanto fragole avete in previsione di... Sì, abbiamo cominciato con le fragole, ma abbiamo fatto anche, qui c'era più che altro che c'è, perché la grande ha distrutto tutto, un orto di fagiolini, un orto che noi abbiamo chiamato multietnico, perché oltre gli ortaggi del Molise, cioè quelli autoctoni, abbiamo anche seminato ortaggi del Marocco, dell'Egitto, cioè praticamente stiamo conducendo appunto un esperimento multietnico. Volevo chiedervi, ma avete sottoscritto degli accordi per quanto riguarda la distribuzione? Come pensate poi di vendere i prodotti? Sì, secondo noi allora la vendita facciamo un gruppo gas. Direttamente dal produttore al Al consumatore. consumatore, Sì, quindi accorciando quella che è la filiera adesso massima. stiamo noi alla cooperativa, il 1º marzo stiamo facendo questo lavoro di raccogliere persone, di email di tutte le persone, capito, che sono interessate a questo prodotto. Benissimo. Beh, no, penso che poi sarà importante anche creare un gruppo ampio di persone che stiano vicino a queste iniziative, no? Perché è anche questo lo scopo, di creare una sensibilizzazione, no? Un'interculturalità. Sì, Il io 1º marzo, in questo senso, come associazione, è attiva in queste iniziative, vero? sì, allora prima di voler ringraziare tutti il 1º marzo,
e altre associazioni per il loro contributo, che hanno veramente, noi non abbiamo i soldi per fare queste attività, certo. Però l'aiuto dei donatori che hanno dato anche una piccola cifra, per noi è una cosa grande, 5 euro al mese durante tutto l'anno. Il primo marzo ho creato queste reti di raccolta fondi. E poi voglio ringraziare la famiglia Ferrante che hanno dato questo terreno disponibile con comodato d'uso gratuito. E adesso abbiamo anche altri terreni che le persone hanno piaciuto nella nostra iniziativa. E poi si parla l'anno prossimo, abbiamo più terreni, abbiamo più possibilità di allargare piano piano, così creano anche altri posti di lavoro per altri migranti, per altri giovani molisani, e quello è il nostro scopo di questa attività. Quindi queste iniziative funzionano, sì, perché sì, poi creano anche attorno a voi, sì, una grande risposta da parte della gente che, sì, che ha i terreni, sì, che abita da queste parti. Sì, 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 hanno aiutato in tutti i modi. Sono arrivati... Perché noi quando abbiamo iniziato questa iniziativa, senza manca una lira, poi le gente hanno collaborato, anche l'esperto Michele Tanno, anche Leo Leone, che è una persona molto attiva in questo campo, e le persone del primo marzo che hanno veramente, stanno sempre vicino di noi che per andare avanti queste iniziative. Poi vogliamo anche fare con l'esperto Michele Tanno anche dei corsi di formazione, di altre cose, che sono molto importanti. Io chiedo alla Regione Molise che danno la mano per andare avanti, perché con una mano non si può applaudire. Certo, avete cercato di parlare con le istituzioni, avete cercato un dialogo per con un la momento, regione, sì, con il comune, con la provincia, sì, che tipo di risposta avete, sì, avuto? Per il momento abbiamo parlato con l'assessore del servizio sociale, lui è molto disponibile anche per dare la mano, e dobbiamo anche parlare con gli altri, però loro devono capire che noi stiamo qui facendo queste cose. Allora, già hanno parlato tutti i telegiornali, tutti i giornali, loro lo sanno che stiamo qui facendo questo lavoro. Allora, loro devono avvicinare un po' per dare la mano, perché non possiamo andare avanti da soli, perché le persone se danno questi contributi, anche i contributi volontari, ci vuole un aiuto da parte delle istituzioni. Perché noi vogliamo allargare, vogliamo dare un esempio grande nel Molise. Così se si allarga questo discorso sarà possibile aiutare anche altri ragazzi che sono in giro per il Molise. E questo può essere un esempio straordinario, direi quasi uno schiaffo morale rivolto anche ai nostri giovani che si avvicinino all'agricoltura, alla formazione concreta sul campo. E questi ragazzi che veramente con sudore, con passione si dedicano a questa attività, è un bello esempio. Sono di esempio. E quindi vogliamo anche, come diceva il Presidente, fare dei corsi di formazione concreta sul campo, in modo che possano imparare bene, perché veramente oggi c'è bisogno di questa riscoperta dei nostri prodotti, ma partendo dai semi, dai frutti, anche da razze di animali che abbiamo riscoperto noi come Arca, associazione Arca Sannite, che abbiamo messo a disposizione di questa cooperativa che è nata, che può essere poi messa a disposizione qualsiasi altra cooperativa, società, impresa che sorgerà. Noi siamo nati per far rimuovere e ripartire il Molise dal punto di vista agricolo soprattutto, perché questa è la risorsa più grande che abbiamo. Anche perché poi mi pare che nel Molise ci sono tanti terreni incolti che stanno praticamente in stato di abbandono, cioè c'è molto da recuperare, diciamo. E essendo anche un momento di crisi, forse sarebbe il caso di recuperare questa antica tradizione, no? Che è l'agricoltura. Io dico ora o mai più, perché adesso
è il momento veramente di ripartire, di scoprire, perché i terreni ci sono tanti e sono abbandonati. Abbiamo campi estesi, così, in erba. Questa erba potrebbe essere trasformata da sola in latte, dico io, e in formaggi. Basta solo pascolarla e quindi ottenere queste cose. Sarebbe anche un modo per ripopolare i paesini. Esatto. E avere i prodotti nostri straordinari, genuini e tipici. Quando si parla di tipicità bisogna ripartire da questi prodotti, da questi nostri semi, come dicevo prima. E questo vuol dire anche lavoro e turismo, ma concreto, non a parole, come si dice. Questo è un esempio concreto di operazione, che grazie a loro, gruppo affiatato, diciamo volenteroso, vogliamo lanciare nel Molise, sperando che venga accolto un po' da tutti, ma anche le persone più in alto, che si accorgano di questa difficoltà che abbiamo. Con un minimo di contributo e di buona volontà si può fare tante cose. Javad, tu sei il presidente di questa cooperativa, sì. Ma siete solo a Campobasso o pensate comunque di coinvolgere anche altri gruppi di ragazzi, di immigrati specialmente, che stanno nei vari paesi del Molise, nelle altre zone? Sì, allora, come voi sapete, che noi sempre contattare gli immigranti, i problemi degli immigranti quasi tutti i giorni, capito? E anche volontari, senza manca una lira, senza manca niente, capito? Noi sempre cercare di aiutare questi immigranti, non solo immigranti, anche i giovani che stanno in difficoltà. Adesso anche abbiamo un altro progetto da fare, è un'ortoterapia. Vogliamo anche inserire le bambine, le ragazze che stanno in difficoltà con le centri. E poi, come voi lo sapete, qua in Molise abbiamo i migranti che sono i profughi che sono arrivati dalla Libia, che adesso loro senza lavoro, senza niente, noi possiamo anche largare se abbiamo le mezze. Per esempio, l'altro ieri siamo andati con l'agronomo Michele Tanno là a Capracotta. Uh-huh. Mi hanno dato l'ingegnere, non lo so come si chiama, come si chiama l'ingegnere? Sì. Voglio ringraziare anche lui, che lui ha messo a disponibile 3 ettari di terra per coltivare gli antichi. Allora, non solo qua proprio a Campobasso, anche possiamo anche lavorare anche fuori, anche, e il problema è sempre, ripeto, che ci vuole in mezzo, perché se certo. Il terreno ci stanno, la manovra ci sta, allora ci vuole un investimento iniziale. Per esempio, qua quando abbiamo fatto queste plastiche costano un sacco di soldi, perché se possiamo allargare non possiamo con le cose che abbiamo noi, però certo. Sì, c'è un po' di aiuto della regione, possiamo fare anche molte certo. cose. Noi faremo anche un appello in questo senso. Esatto. Ci uniamo al vostro vogliamo appello. Chiedere proprio questo aiuto, questo contributo. Assolutamente. Le nostre televisioni, i nostri giornali, che smettano di parlare sempre di scandali, di politica, eccetera, ma si mettono proprio a disposizione di queste iniziative che sono di esempio, di quant'altro, di buona volontà, perché possono veramente crescere. Quello che accennava il presidente Jaward dell'ortoterapia può essere può avere una funzione straordinaria per tutte le persone. Oggi bisogna dirlo, un piccolo orto può sfamare famiglie in difficoltà in un momento particolarmente disastroso, possiamo dire, che viviamo. E in orto possiamo mettere tutti gli ortaggi che vogliamo, quello che vogliamo, anche frutti e anche qualche piccolo allevamento. Possiamo coltivare e allevare i prodotti che noi vogliamo, i genuini. Secondo lei attraverso l'agricoltura biologica sarebbe possibile creare un'autosufficienza alimentare?
certo, quanto riguarda la nostra la rotura biologica è un mezzo straordinario. Noi abbiamo preso nel Molise un treno, dico io, perché io in particolare mi sono battuto come un leone dal 94, quando sono venute le prime misure, che e mi sono dovuto scontrare anche con i miei colleghi, e non vi dico anche funzionari e dirigenti a tutti i livelli, che consideravano questa metodologia solo un'utopia, e invece c'erano metodi agronomici seri e l'ha dimostrato. Il nostro Molise, specialmente la parte interna, è vocato all'integrità naturale per sviluppare. Noi dovevamo essere un'isola felice di agricoltura biologica e di allevamento biologico. Siamo ancora in tempo per farlo. Alcune regioni hanno fatto questa scelta, hanno puntato su questa metodologia. Noi dobbiamo fare anche noi la nostra scelta, oggi più che mai. Va bene, allora io vi ringrazio.